Ieri a Sassari, nell'antica chiesa delle monache cappuccine dedicata a Gesù, Giuseppe e Maria, sono state presentate al pubblico le piccole statue restaurate che raffigurano i momenti della Via Crucis. È la prima volta che riusciamo a realizzare proprio l'obiettivo che si prefigge il FAI, e cioè la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale. Questo è stato reso possibile dal fatto che tutti i contributi che le persone così generosamente ci danno durante le manifestazioni, in parte vengono utilizzati e riservati proprio per, come dire, privilegiare opere o beni esistenti nella città. È con orgoglio che il FAI di Sassari ha mostrato alla città le statue ripristinate nei loro originari colori pastello. Piccole e delicate, ma espressione importante della storia e della cultura di Sassari, esse sono affidate alle cure della Confraternita dei Misteri, che le custodisce nella sagrestia della chiesa per tutto l'anno. La confraternita è in possesso di 7 simulacri che rappresentano l'intera passione di Cristo. Qui proprio alle mie spalle vediamo Gesù nell'orto esposto e la cattura. Poi nell'altro lato sinistro abbiamo la flagellazione, l'Ecceomo che è esposto in chiesa, la Veronica e poi manca il Calvario e la Madonna che non sono stati esposti perché non fanno parte, diciamo, della parte iniziale del restauro. Hanno partecipato alla presentazione l'arcivescovo di Sassari, il Monsignor Saba, il Monsignor Zicchi, l'architetto Marta Scano e Maria Paola Dettori, storica d'arte e funzionario della Soprintendenza per i beni architettonici e storico-artistici di Sassari. Cogliamo l'occasione per invitare la popolazione, i fedeli, alla processione che si terrà martedì 16 aprile, partenza alle 18:30 da questo monastero, dove vede appunto protagoniste le 7 statue della Passione di Cristo.